Siamo ritrovati in mezzo a questa situazione più grande di noi. Da un giorno all'altro comunque la vita è cambiata per tutti e penso che anche noi giovani l'abbiamo sentita in maniera particolare. Noi siamo anche studentesse di quinta, quindi abbiamo anche la maturità e ci siamo viste insomma portare via, diciamo, quello che era il nostro percorso e portare via anche la conclusione che insomma ci aspettavamo dopo tanti anni di scuola. E quindi abbiamo appunto voluto contribuire perché anche se eravamo a casa, ma non era, per dimostrare che non avevamo le mani in mano, ma siamo, insomma, abbiamo voluto dare il nostro aiuto. Gel igienizzante per il pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Gli studenti del liceo Vittoria Colonna hanno infatti deciso in questo momento di emergenza sanitaria di devolvere il ricavato delle tessere per lo studente agli operatori sanitari in prima linea ogni giorno nella lotta al Covid-19, una donazione in forma di confezioni di gel sanificante. Abbiamo pensato che nel nostro piccolo potevamo comunque sia farci sentire e aiutare, che magari non stavamo solamente passando questa quarantena dietro un semplice schermo, pensando comunque sia alla nostra maturità, se ci sarà, come la faremo e tutto quanto. Abbiamo deciso di fare questa donazione, quindi ci siamo recati in questa azienda, abbiamo comprato sui 300 gel igienizzanti per le mani. E anche in accordo con tutti gli studenti, che va loro in merito perché sono loro che hanno contribuito e siamo veramente fieri di rappresentare i nostri studenti. È stata un'iniziativa del tutto autonoma. Questo vuol dire che un certo senso civico riusciamo a crearlo all'interno di questi ragazzi, insomma. Per noi è di soddisfazione. Solidarietà e senso civico non sono cose così diffuse, purtroppo. Direi che è una crisi veramente che non ha confronti e che ha messo in luce, secondo me, da una parte il meglio di tante persone. C'è stata una gara di solidarietà incredibile con donazioni, persone private che ci hanno aperto linee di credito senza che chiedere nulla. Cioè, c'è stata veramente delle prove di solidarietà e di bontà incredibili. Dall'altro forse ha messo in luce anche qualche aspetto un po' meno positivo, però insomma nelle crisi ci sta tutto, ci sta il buono e ci sta il cattivo. Però quello che mi premeva sottolineare è che forse gli aspetti di solidarietà, di vicinanza, sono stati quelli che hanno prevalso. Ci sono state tante donazioni, quindi anche la vostra è graditissima e sicuramente utilissima.